Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: il celebre cantante albano si è lasciato andare ad una rivelazione davvero importante, la confessione, purtroppo, è davvero molto triste. La musica italiana è piena di voci bellissime. Testi toccanti e voci da brividi hanno dato vita a capolavori che ancora oggi risuonano nella nostra mente. Fra i cantanti più amati dal pubblico non possiamo non citare Albano. Classe 1943, all'alba degli 80 anni è ancora una delle voci più possenti del panorama musicale italiano. Reduce da un successo strepitoso al Festival di Sanremo, dove Carrisi si è esibito con Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Più di 50 anni di carriera ne fanno uno degli artisti più amati dal pubblico. Eppure nella sua vita c'è stato e c'è un grande dolore. La scomparsa della primogenita Ilenia non potrà mai essere dimenticata. Albano e la scomparsa di Ilenia. Voce calda e potente, modi semplici e profondi valori fanno di Albano Carrisi uno dei cantanti più acclarati della musica italiana. Una carriera inizialmente condivisa con la compagna di vita Romina Power. Un amore nato per caso, ma durato più di 25 anni. Provenienti da un contesto sociale ed economico differente, Albano e Romina hanno dovuto lottare per il loro amore. Figlia di due divi del cinema lei, figlio di contadini e promessa della canzone italiana lui. Un matrimonio arrivato quando la figlia di Tyrone Power era ancora giovanissima. Quattro figli a suggellare un'unione che ha fatto sognare l'Italia intera. Un amore non solo in casa, ma anche sul palcoscenico, dove hanno portato hit famosissime. Tuttavia la loro felicità è stata spezzata da un grande dolore. Nel 1994 scompare nel nulla Ilenia, la loro primogenita. La ragazza si trovava a New Orleans, ma di lei si sono perse le tracce. Ancora oggi il caso di Ilenia Carrisi appare avvolto nel mistero. Che fine ha fatto la ragazza? Il ricordo commosso di Albano. Nelle settimane successive alla scomparsa di Ilenia Carrisi, all'epoca 23enne, si mobilitarono le ricerche. Tuttavia non c'era alcun indizio che riconducesse alla ragazza. I genitori reagirono in modo differente, e proprio per questo il loro rapporto è entrato in crisi, sino ad arrivare alla separazione. Romina non si è mai rassegnata all'idea che sua figlia fosse morta. Albano, invece, per quanto doloroso possa essere stato, si è convinto del fatto che la sua primogenita non sarebbe più ritornata. Difatti, nel gennaio del 2013, il cantante ha presentato l'istanza di morte presunta presso il Tribunale di Brindisi. Ilenia Carrisi, dunque, risulta morta il 31 gennaio 1993. Sono trascorsi ben 29 anni, ma il dolore dell'artista non è mai svanito. Il cantante ha confessato di sognarla spesso e di riuscire a provare almeno un po' di sollievo. Mi capita di sognarla? Spesso. L'ultima volta era nel giardino di casa sorridente, ha dichiarato Carrisi. Non passa un giorno in cui non pensi ad Ilenia, ha poi aggiunto il cantante. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.